non abbiamo sognato questo. Siamo realmente qui, a sipario abbassato, con le facce arrossate e senza applausi. Nessun effetto, per quanto semplice, nessuna parte, per quanto senza importanza, sono riusciti. Non c'era un aspetto del nostro spettacolo, nemmeno l'enorme uccello impagliato della felicità, per cui una parola gentile, sia pur con aria di protezione, potesse essere detta. Tuttavia, ora che finalmente vediamo ciò che siamo, né a nostro agio né per burla, ma oscillando sull'estremo cornicione sferzato dal vento e sovrastante l'immutabile vuoto, non siamo mai stati altrove. Ora che le nostre ragioni vengono zittite dall'immensa, fragorosa derisione, non c'è nulla da dire, non c'è mai stato. E le nostre volontà chiocciano nelle loro mani. Non c'è via d'uscita, non c'è mai stata. È in questo stesso momento che udiamo per la prima volta nella nostra vita non i suoni che, come attori nati, abbiamo consentito a usare fin qui come un mezzo eccellente per ostentare le nostre personalità e apparenze, ma la parola, che è la nostra unica ragion d'essere. Non che si sia migliorati. Ogni cosa, i massacri, le frustate, le menzogne, i pettegolezzi e tutte le loro copie in carta carbone sono ancora presenti, ora più evidenti che mai. Niente è stato ricostruito. La nostra vergogna, la nostra paura, la nostra teatralità incorreggibile, i molti desideri e l'incapacità di risoluzione sono ancora, e più intensamente che mai, tutto ciò che abbiamo. Ora soltanto, non è a dispetto di essi, ma con essi, che veniamo benedetti da quella tutt'altra vita da cui siamo separati per un profondo e sostanziale baratro, del quale le nostre progettate fessure di specchio e di arco di proscenio ora finalmente lo comprendiamo. Sono segni debolmente rappresentativi, così che tutti i nostri significati sono invertiti. Ed è precisamente nella loro immagine negativa del giudizio che positivamente ci è dato di considerare la misericordia. È proprio qui, tra le rovine e le ossa, che possiamo gioire del perfezionato lavoro che non è il nostro. Le sue grandi coerenze sbalzano dalla nostra macchia secolare in tutto il loro irresistibile retto impegno. La sua voce parla attraverso i nostri soffocanti banchi di fiori artificiali e risolutamente dà il suo autentico e generale perdono. I suoi spazi ci accolgono con tutte le loro grandiose e antiche prospettive di ampiezza e di meraviglia. L'incantesimo operante è la piena fioritura dello stato non annoiato. La nota vibrata è la ristabilita relazione.